Ed è proprio così, ragazzi, avete letto bene dal titolo, le AirPods sono una fregatura. Ma perché? Perché io, Federico Sgambelluri, do questo giudizio dopo 2 anni che le possiedo? Scopriamolo subito dopo la sigla. Questo prodottino che vedete alle mie spalle, ovvero le Apple AirPods, sono stati in questi ultimi anni uno dei prodotti Apple più venduto, più gradito, se non il prodotto Apple più gradito, perché sono delle cuffiette davvero fantastiche. E voi direte, scusami Federico, metti nel titolo che sono una fregatura e poi dici che sono fantastiche? Adesso ne parliamo. Allora, come vi ho detto, io le possiedo da ormai 2 anni. Vi ho portato l'unboxing sul canale, infatti, tanto tempo fa. Dopo 2 anni sono qui per dirvi che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va di abbastanza grande, perché stiamo parlando di un prodotto che costa 180 euro e probabilmente le versioni successive ne costeranno di più. Ma veniamoci, rallentiamo un secondo. Di cosa sto parlando? Sto parlando della batteria. La batteria che si sa, come ogni batteria al litio, dopo con un po' di tempo si deteriora. Ma qui attenzione, non è come un telefono, che un telefono, anche se spendo 1200 euro per un telefono, per esempio io ho comprato da poco l'iPhone XS, l'ho pagato davvero tanto, ho intenzione di tenerlo per parecchi anni, il 6S l'ho tenuto per 3 anni, adesso l'XS lo terrò per, spero, 5 anni, e sono consapevole che nel corso di questi 5 anni dovrò cambiare la batteria almeno 2 volte. Però vabbè, si spendono quei 60 euro in Apple Store, su 1060 euro, su 1400 euro, vabbè, ci può anche stare. Ma per le AirPods, ma non solo per loro, per tutte le altre cuffie Bluetooth è molto diverso. La batteria non mi dura più come una volta. Infatti prima riuscivo a farci quasi 6 ore di autonomia continua, ed era una cosa stupenda, nei viaggi, eccetera, eccetera. Solo che adesso riesco a farci all'incirca 2 ore, quindi l'autonomia è calata di parecchio. Per non parlare in chiamata più di un quarto d'ora non riesco a stare, che mi fa il suono du-du-du, che mi indica il 10%, per poi passare all'1. Quindi non le posso più utilizzare per fare lunghe chiamate, non le posso utilizzare per fare maratoni di serie TV su Netflix, perché si scaricano. Per quello dovrò usare le mie affidate JBL che ho là dietro, che se volete ve ne parlerò in un altro video. Sono uno dei primi a fare questo tipo di video dove vi parlo davvero male delle AirPods. Ma ricapitolando, AirPods è un nome di queste cuffie, ma il mio discorso, voglio fare un discorso molto più generale. Le cuffie Bluetooth stanno diventando uno standard. Ma vale la pena spendere 180 euro per delle cuffie Bluetooth se la batteria si deteriora? Perché attenzione, come ho detto, non è come uno smartphone che posso cambiarla. Sono andato in Apple Store, nonostante siano ancora in garanzia, per la sostituzione della batteria dovrei pagare a parte, perché dopo 2 anni non sono passati proprio 2 anni, 2 anni li fa questo fra un mesetto, per la sostituzione della batteria la garanzia non è compresa, perché è normale che la batteria si deteriori, quindi a meno che non sia un difetto della batteria devo pagare. E sapete qual è il prezzo? Sono all'incirca, ve lo metterò qua comunque, sui 70 euro a cuffia, 69, 79, adesso con esattezza non mi ricordo. Ciò che vuol dire che fai circa 70 euro per due sono 140 euro, e con 10-20 euro in più me le ricomprerei nuove con tutto il cofanetto. Quindi, qual è il succo di questo video? Vale la pena spendere 180 euro per degli auricolari Bluetooth, che possono essere le Apple AirPods, le Samsung Gear Icon X e tantissimi altri auricolari con un prezzo così alto? Allora, questo dipende un po' da voi, perché nel senso, io sono consapevole che comunque ancora le mie AirPods funzionano bene, molto bene, però non credo che mi dureranno più di un altro anno, nel senso ci riuscirò a fare penso 3 anni. Ve lo farò sapere con un video futuro, quando proprio la batteria non ce la farà più a stare accesa di 10 minuti. Ha senso cambiare, spendere 180 euro ogni 3 anni per ricomprarsi le cuffie Bluetooth nuove? Ha senso? O è meglio spendere di meno per delle cuffie comunque di ottima qualità, che si possono trovare delle cuffie decenti sui 50-60 euro?
che poi sì, vanno comunque buttate dopo 3 anni perché la batteria si deteriora e non si può cambiare. Siete pronti a spendere ogni 3 anni 200 euro per un nuovo paio di cuffie Bluetooth? Preferite restare con le cuffie col filo, che sì, si rompe il filo, ma costano già di meno, molto di meno, dipende che cuffie si va a prendere. Si vanno a prendere le AirPods di Apple, costano comunque 35 euro, che non sono pochi. Non lo so, e questa è una domanda che vi sto chiedendo a voi. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo fatto. Ripeto per l'ennesima volta la domanda: vale la pena spendere così tanti soldi per poi cambiarle ogni anno per via la batteria? Cioè, è una cosa normalissima secondo voi? È uno spreco di soldi? Preferireste prendere delle cuffie più economiche sapendo questo? Concludo dicendo che non è per fare questo discorso, non ce l'ho con le AirPods, ce l'ho con tutti gli auricolari Bluetooth di fascia alta che hanno questo problema, che non è un problema, è una cosa di fatto, di natura, di chimica. Una batteria al litio non può durare per sempre, e speriamo che in futuro arrivino queste benedette batterie a grafite. Detto ciò, questo video si può concludere qui. Fatemi sapere la vostra nei commenti, è molto importante. Fatemi sapere anche che altro video vorreste vedere qua sul canale. Sto cercando, come vedete, di portarvi un video un lunedì sì, un lunedì no. Ci sto facendo fatica con la scuola e tutto quanto, ma adesso ho bisogno anche del vostro aiuto. Qua sotto nei commenti vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram dedicato al canale YouTube. Comunque trovate tutti gli altri social network qua sotto. Io sono Federico Sgambelluri. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo in un prossimo video. Bella regà.